Buongiorno, siamo qui da Matera per dare il videomessaggio della notte dello sport che è stata svolta il 21 agosto 2014 presso il Parco del Papa a San Giovanni Rotondo. Voglio ringraziare in modo speciale all'assessore dello sport Stefano De Boni e al sindaco Luigi Pompilio per la loro collaborazione che hanno dato quel giorno. Ecco, sono grande, ecco. Ora vi voglio mostrare un video della conferenza stampa che è stato fatto presso l'hotel delle Piane a San Giovanni Rotondo. Vedete un pezzo ripreso da me coso per l'evento che Telenorba poi non ha inviato l'intervista, vedete. I ciclisti tu sono lunghi o corti? Normali. Ah, e allora devo mettere i cerotti perché struscia mi brucia da morire. Quindi che cerotti? Basta che copre la piega del cioccolato. L'ho fatta in bici, mi sono fatta male in bici. Mi abbatti, sembra una cosa che ti stai dicendo. Sì, dai, sì. Vediamo se tra i cerotti. No, no, i cerotti sì, mi serve solo una cosa. Ci dice la cosa. È poco troppo per fare le linee. Per fare le linee. Aspetta un attimo, scusate. Ah, perfetto. Ok, cerotti. Allora, sto facendo il report. Ciao pizzeria Annalisa, ciao pizzeria Annalisa, eccola, piacere pizzeria Annalisa. L'assessore è cosa? Non lo so. Buonasera. Buon lavoro. No, questa è la condizione da così alta. No, no, oggi ne può sempre, mi sbaglio con la. Entrambe mi danno grandi emozioni, la soddisfazione è chiaramente di stare sul palco, di cantare e vedere il pubblico che ti apporta in arme, ma salire sul podio alle Olimpiadi e stringere la medaglia, sapere che rappresenti il tuo paese, beh, quella è una sensazione irripetibile. Abbiamo la volontà di battere il record del mondo sugli 800 metri, che è 2,17, e quindi dovrò lavorare moltissimo perché il prossimo Golden Gala mi potrebbe vedere protagonista appunto in questa sfida. E poi abbiamo i mondiali,
che mi avvicineranno chiaramente al tempo che poi vorrò ottenere a Rio per poter portare a casa nuovamente la medaglia d'oro. Grazie mille. È chiaro. Grazie mille. Ma riparate a mangiare. Ecco, hanno visto. E poi voglio ringraziare ai presentatori, ai grandi presentatori Giulitta e Leopoldo, che sono stati grandi migliori in quel giorno, che mi hanno chiamato sul palco. Vi faccio vedere un pezzo che mi hanno chiamato sul palco, che mi hanno nominato, scusate, sul palco, vedete. Vicky Disputo 1.0, le volte per caso. Meno male che c'è lui. Meno male che c'è lui. Ecco, è finito. E poi voglio far vedere uno straccio della diretta che abbiamo fatto e che abbiamo raggiunto 850 persone. Sono in diretta streaming che hanno visto dai telefonini, dai tablet, dalla smart TV. Voglio farti vedere il video dall'inizio che ha corso un po' con Annalisa Minetti, l'entrata al parco del Papa un po', fino all'accensione delle fiaccole. E l'intervento del sindaco e di lei. Vedete. Siamo in diretta. In diretta sulla cosa. Ecco. La diretta Comi. Abbiamo trovato gli stand in diretta, ecco qui, fermati. Vai, Mimmo, vai! Piano, Mimmo, piano! Piano! Ci siamo! Notte dello sport 2014! Arriva la fiaccola olimpica! Facciamo un applauso, signori, fermiamoli! Ecco! Sì, se partia! Ci sono tutti! Thank you.
ecco, ecco. Per ora l'ora di essere qui a San Giovanni Rotondo, un luogo di grande spiritualità. Non soltanto, ma io mi dico a Annalisa che questo è il palco che è stato allestito quando San Giovanni Rotondo ha ospitato San Giovanni Paolo II. Che emozioni prova! Io sono estremamente impaziente. Buonasera a San Giovanni! Sentita lei la sua... emozionata, dicevo che questo, dicevo che questo è un fatto di grandissima spiritualità, ed è la spiritualità che ho conservato e che mi ha spinto con grande consapevolezza a vincere alle Paralimpiadi sui 1500 metri. Io ho accettato una missione, perché quando sei spinta da una grande vocazione come la mia fede, la fede mi ha accompagnato, voi non lo potete vedere, ma sul mio piede sinistro ho tatuato un rosario, il rosario a cui ho promesso di portare appunto a casa il padre e di poter rappresentare al meglio il mio paese. Un rosario che sicuramente mi farà accompagnare tutta la vita, ma che mi accompagnerà anche nella prossima missione, che mi vedrà protagonista Rio nelle prossime Paralimpiadi, dove conto di portare a casa un oro che sarà difeso col cuore e nient'altro. Grazie. Io ti porto il saluto della mia università, davvero, posso dire una cosa che la tua bellezza non appare, sei una donna così come te lo ti in televisione, sei aperta, sei volto, sei come sei, una grande persona televisiva, sei una grandissima cantante e soprattutto sei un atleta straordinario. Grazie per averci regalato questa tua presenza a San Giovanni Rotondo. E grazie anche a Michele, che da sempre onora la nostra città in giro per il mondo. Non c'è altro, perché non soltanto ringraziare il comitato dell'altra, l'ultimo della persona del presidente Falcalli e del segretario generale Marco Giulio De Santis, che ti manda tanti saluti, perché tramite loro mi hanno praticamente, ci hanno concesso, ci hanno dato la possibilità di avere questa presenza straordinaria a cui va meritato e puntato un applauso in tutta la nostra città. Grazie. Io da parte del CIPO di Falcalli e tutte le persone che sostengono il movimento paralimpico vi porto chiaramente i saluti di tutti, sono loro impegnate agli europei dove purtroppo non sono potuta andare perché non c'era la mia gara e quindi non ho potuto vivere nuovamente le emozioni degli europei. Ma Bertone, collegato il prossimo gol di gara e poi i mondiali a novembre. Quindi vi porto nel cuore, porto la vostra fede con me. Grazie mille, sostenete la vostra città perché è riconosciuto in tutto il mondo come l'aspetto spirituale. Grazie! Grazie a tutti, abbiamo visto, cari web, abbiamo visto. Ecco qui, io ora voglio mostrare un video di Annalisa Minetti che canta una canzone. Mostrare il video di Annalisa Minetti che cantava Solo per te, la canzone. È la consegna dei fiori da parte del sindaco, vedete? Possiamo annunciare la fantastica Annalisa Minetti con un tuffo nel passato cantando senza te, senza te o con te. Andiamo nel 98, il brano con cui ha vinto le nuove proposte. Signore e signori, canta Annalisa Minetti. Applauso signori, applauso. Eccole qui con noi, un applauso, grazie Annalisa per essere qui con noi. Grazie mille. San Paolo. Sì. Te l'ho data a Maria Teresa. Te l'ho data a Maria Teresa. Oh,
Associazione sportiva estiva di Paolo Cascavilla, la stella verde, perché ha fatto divertire i bambini e ha fatto un'esperienza di barche per questi bambini, ecco,
per portare un'iniziativa nuova per la nostra città. Vedete questa foto, ve la mostro, vedete? Ecco qui Paolo. Ecco, abbiamo visto questa fotografia, adesso lo ringrazio Paolo, ringrazio anche la tua amica Maria Teresa. Andiamo avanti. Stava un altro intervento sul un professore Giovanni Mininghilla, ha parlato dei problemi della disabilità e cosa. Per i problemi della disabilità, per il fatto dei disabili nel mondo dello sport. Vedete questo video. Quando parliamo di sport integrato non parliamo assolutamente di... Quando devo parlare io? Non parliamo di sport assistenzialistico. Dopo le prima delle premiazioni. Un'attività dove si mi picchia la testa. Un'attività dove si prende la premiazione. Alla fase degli sport integrati ci sono delle elementi fondamentali che vorrei condividere con voi questa sera. L'educazione e l'integrazione. L'educazione che non deve essere assolutamente confusa con il semplice processo di socializzazione, ma è un progetto più ampio, perché tutti dobbiamo avere il diritto di praticare lo sport. Tutti dobbiamo vedere valorizzate, dobbiamo valorizzare le abilità di tutte le persone. Io amo fare il classico esempio dell'asticella dell'abilità. Gli sport professionistici presentano un'asticella orizzontale. Se non possiedi determinate abilità al di sopra di questa asticella non puoi partecipare. Mentre gli sport integrati possiedono un'asticella trasversale. Se possiedi abilità piccole puoi identificarti in un determinato ruolo. Se possiedi abilità più grandi puoi ricoprire un altro ruolo. Alla base degli sport integrati vi è l'abilità e non la disabilità. Certo è che definire questi sport miracolosi è alquanto eccessivo e voglio sottolineare che la disabilità non viene assolutamente mascherata. Ma noi dobbiamo lavorare, dobbiamo studiare affinché la disabilità tra uomo e ambiente venga annullata. Ci sono diverse convenzioni che ci impongono il diritto di svolgere attività sportiva per persone con disabilità in occasioni ordinarie, non straordinarie. Dal mio punto di vista è inaudito che tali attività vengono svolte, ad esempio, una volta l'anno. Devono essere svolte quotidianamente, perché lo sport vero, quello sano, è pieno di principi. E penso che ci troviamo in un momento storico, culturale, che insomma lo sport, abbiamo bisogno tutti di vivere lo sport vero, lo sport sano. Grazie mille Giovanni Mininghilla, noi spero che questo messaggio venga accolto e che si cominci con lo sport integrato soprattutto dalle scuole. Grazie a tutti, buonasera. Grazie, un attimo anche per te con la portata di partecipazione. Questo è per te. Grazie. Facciamo un applauso a Giovanni Mininghilla per il messaggio che tralasciato. Adesso continuiamo con le istituzioni delle nostre scuole di ballo. Giovanni! Ed è momento dell'Olympus Dance. Siamo... Abbiamo visto, Giovanni è un grande che si intende di queste iniziative sportive e cose. Poi va un'altra iniziativa, un'altra iniziativa sportiva e cose che si sono svolte, ippica, le altre iniziative ancora e tante altre. E ora voglio mostrarvi il video di Annalisa Minetti che ha corso l'anno scorso a Londra nelle Paralimpiadi e che canta una canzone, vedete?
come è andata? Lei è andata benissimo, la grande l'unica cosa che quando tu ti sbaglio in volo. E allora guarda, visto. E grande Annalisa Binetti, è stata una grande che ha fatto emozionare, ecco, pure da casa, che me l'hanno scritto il pubblico da casa. Ora Annalisa è stata una grande per le belle canzoni che ha fatto quella sera. La ringrazio Annalisa, ringrazio anche la sua manager Serena, che è stata una migliore, ecco. E poi andiamo avanti, voglio ringraziare a Leo Riccucci, a Leopoldo e a Paolo e a Stefano, che hanno dato una grande collaborazione, una grande effetto, ecco. E l'anno prossimo dobbiamo fare di più, dobbiamo stare più con i pugni che abbiamo andare verso Bari. Abbiamo chiesto: volete partecipare anche voi, amministratori regionali pugliesi, o se no andate via? Ecco qui. Io, dopo questo video messaggio che me l'hanno chiesto in migliaia, lo farai quest'anno? Ecco, io ho detto sì, lo farò da un'altra città, da Matera, dove ti troviamo mo. E io vi voglio leggere una frase scritta da Papa Francesco: dal piccolo Zilgol godeva con gli amici le partite del campo da gioco della chiesa della medaglia miracolosa, nel quale quartiere Amplos. Cari amici, vi prego per voi che possiamo portare avanti questa vocazione in modello dello sport, chiedendo alla Signora
vi benedica la Vergine Maria, che vi custodisca. Lo sport è importante, ma deve essere verso lo sport il calcio come alcune altre discipline, divertendo una grande buon lavoro per tutti e per la categoria sportiva. Ragazzi e ragazzi, per favore non mettetevi nelle coda delle storie, siete protagonisti dei giochi in attacco, calciate in avanti, questo in modo migliore un mondo, fratelli e sorelle, in modo di giustizia, in amore, di pace, fraternità, solidarietà, gioco in attacco sempre. Papa Francesco, in tono Papa Francesco. Ecco, abbiamo letto il messaggio di Sua Santità Papa Francesco. E io che devo fare? Ringrazio a tutti, ringrazio a Leo, a Paolo, a Stefano e tanti altri che hanno dato il loro collaborazione, ringrazio pure il fotografo Baldinetti e tanti altri, a Luigi Cotugno per queste dirette streaming insieme a me. Ringrazio cari web, ci sentiamo per il prossimo video messaggio l'anno prossimo, cari web e spettatrici. Un saluto dalla città dei Sassi, ecco ve la mostro. Un saluto dalla città dei Sassi e io da qui ho finito. Vi do un buongiorno e ci sentiamo l'anno prossimo. Ciao, ciao, ciao.